dimmi che ci sei ancora più mia. Azione. E dimmi che ci sei ancora più mia. Ecco Andrea, tu in questa canzone parli di Palermo, la tua città nativa. Ecco, e in un certo senso cos'è che ne pensi tu di Palermo, ecco, tra virgolette? Beh, di Palermo, cioè, appunto è la mia città, la mia dimora dell'infanzia, come scrivo nella mia canzone. Cioè, io quello che penso è che uno nella propria vita, le proprie radici non le deve mai dimenticare. Ovvio. Sì, cioè, sì. No, porca puttana, no, dai, raga, che figurati, cioè, mi sentivi ridere? Perché il microfono è bellissimo. Non stai per dire, non stai per dire, ciao, cosa pensi di Palermo? Cosa pensi del Palermo? E dimmi che ci sei ancora più mia. Ecco, tu Andrea, tu in questa canzone parli di Palermo, con la tua città nativa, dicevamo. Azione. E tu mi cacci ancora più mia, mi restare solo. Ecco, tu Andrea, in questa canzone parli di Palermo, la tua città nativa. Cosa ne pensi tu di Palermo, tra virgolette? Beh, Palermo, cioè, c'è da dire questo, è la, appunto, la città dove sono nato io, e da là appunto parte tutto. Cioè, parte tutta la vita di Blue Heart, di Andrea Gioia, cioè per essere io, no? E la mia idea è quella... La mia idea è quella di sta canfunciazza di minchia, no raga, non è possibile. Oh, vaffanculo, cioè, raga, io sarei qui, no, io sarei qui da cecchi da cazzo. Tu ridi, tu ridi. Hai fatto male a me? Sì, ma no, serietà adesso, giuro che... Dai, io veramente, avvicino al posto. Ma che mi guardi? E dimmi che ci sei ancora più mia. Lasciare di solo. Ecco, tu in questa canzone, Andrea Gioia, tu parli di Palermo, la tua città nativa. Cosa ne pensi della tua città? Ma io so dire questo, che grazie a Palermo che nasce tutto il mio mondo. Perché sono del parere che uno le proprie radici non le deve mai rinnegare. Bella. I tuoi accordi, le tue melodie, com'è che nascono? Ma la cosa stupenda è che in tutte le mie canzoni nascono così in modo spontaneo e naturale. La cosa stupenda è questa, cioè, poi alla fine delle mie canzoni sono tutti accordi semplici, in quanto c'è come chitarra, la suono da pochissimo tempo, neanche un anno alla fine. Quindi non ho tutta questa esperienza musicale, però la cosa stupenda è questa, che anche quel poco basta per rendere quei pezzi magici e stupendi nello stesso tempo. Sì. La cosa bella è questa. Palermo, per dire, è nata per caso. È nata proprio per caso, come tutte altre canzoni. Cioè, il giorno è tipo troppo indimenticabile per me. Cioè, il 2 maggio è stato il giorno prima in cui dovevo depositare tutte le mie canzoni alla SIA. Allora ne scrissi 17. E questa non c'era. Poi mi sono messo a giocare un po' con la chitarra e poi le parole, per come sono nate, le ho scritte tutte assieme. E poi c'è la cosa stupenda, è stata che non ho dovuto modificare nulla. Cioè, per come sono le parole adesso, c'è la canzone. Quando è nata la tua voglia di scrivere, di farti sentire in un certo senso? Beh, di farmi sentire, più che altro, cioè, vera e propria, ultimamente, quando ho capito che cioè, la musica è una sorta di bisogno primario per me, una sorta proprio di cosa che mi fa stare bene,
come un'indipendenza per te. Sì, è come un pochettino definisce Ligabue, che è tossico, in una delle sue canzoni dice che sei tossico della musica, è vero, senza di lei non puoi farne a me. Ed è anche il bisogno di dimostrare agli altri il mio mondo, la mia vita, attraverso le mie canzoni, appunto, mi spinge a questo. A cosa ti ispiri tu quando scrivi una canzone? Quello a cui mi ispiro è in base a quello che succede in quel momento, in base alla situazione, per dire. Sicuramente sono capitate spesso e volentieri situazioni molto forti, momenti particolari della mia vita che appunto mi sono sfogato scrivendo attraverso quei testi, attraverso. Quindi c'è chi ascolta le mie canzoni, cioè non ascolta il semplice cantante che ti canta la canzoncina tanto per, ma ascolta il mio cuore, le mie impressioni, il mio modo di pensare. Vado. Vai. Allora, dov'eri la sera del 19 maggio del 2000? Scusa, qui non c'è. Vai. Dov'eri la sera del 19 maggio 2003? Quella sera è stata anche una serata particolare, perché appunto c'è stato un grosso avvicinamento con una delle persone che attualmente sono speciali nella mia vita. Dove mi posso andare? C'è un telefono con c'è il bimbo da dentro. Aspetta. Ecco, in un tuo testo tu dici in una giovane Europa, ma essendo giovane come l'Europa, come hai fatto ad interpretare i tuoi arrangiamenti? Cioè, cazzo, questa è una bella domanda, basta. Quella con gli dice basta. Mamma mia. No, non mi piace. Grazie a chi e come sono nati il video e l'arrangiamento della canzone, del tuo singolo, ecco. Vabbè, allora l'arrangiamento e poi appunto l'idea di incidere Palermo come primo brano è nata con l'amico mio Strangeb, che appunto canta insieme a me Tracciato Viscerale, l'altra traccia che c'è nel singolo, e perché lui appunto è arrangiatore, cosa. Ci siamo conosciuti per caso, appunto nella vita posso dire questo, che gli incontri casuali, le cose casuali e non programmate sono sempre le migliori, perché sia l'idea di fare l'arrangiamento e il video sono state casuali, queste cose qua. E l'arrangiamento è durato un lavoro di 3 mesi, insomma, dedicandosi solamente a quello. Il video, diciamo, magari un pochettino di meno, però c'è cosa stupenda, perché con tutte e due, per l'arrangiamento c'è Francesco Bettini e Daniele Bettini, che sono padre e figlio, e per il video c'è Salvo Mira. C'è la cosa stupenda che con tutte queste persone qua c'è un rapporto di grande complicità e di... Cioè, appunto, poi quando si fanno queste cose proprio tra amici, sono poi le migliori, le più sincere e secondo me poi le più efficaci. Poi una cosa che devo ringraziare senz'altro, e se tutto quello che sto facendo è grazie anche alla fiducia di tutti gli amici miei che mi hanno sempre seguito e che credono in me, sto qua. Quello che mi posso augurare, salutando tutti quanti, se credete in me continuate a credere in me e speriamo che tutto vada per il meglio. Un saluto da Blue Art, ciao!